Il caffè è la bevanda più bevuta al mondo dopo l'acqua. Pensate che ogni giorno si consumano circa 1,5 miliardi di tazzine di caffè. La sua carica di energia viene sfruttata in maniera documentata sin dal XV secolo. I sufi dello Yemen, infatti, bevevano caffè per rimanere svegli durante le lunghe preghiere notturne. Responsabile dei benefici del caffè è la caffeina, detta anche teina, una sostanza psicoattiva, cioè che stimola il sistema nervoso centrale. Una droga, nel linguaggio comune, ma poiché gli effetti negativi sono decisamente minori di quelli positivi e comunque limitati a eccessive quantità, la caffeina è accettata e legale in tutti i paesi del mondo. Ma come fa il caffè a farci rimanere svegli? Beh, la caffeina svolge diverse azioni, ma la più importante è la sua parte d'antagonista dell'adenosina. Mi spiego. L'adenosina è una sostanza fondamentale in molti processi che avvengono in tutto il nostro organismo. In particolare, si accumula durante il giorno nel nostro cervello. L'adenosina è come se fosse una chiave. I recettori per l'adenosina presenti nel cervello sono le serrature. Quindi, quando l'adenosina, la chiave, entra in contatto con il suo recettore, la serratura, si apre la porta. Si hanno cioè una serie di effetti che portano a stanchezza e ad un'induzione del sonno. La caffeina, il nostro eroe, è una sostanza molto simile all'adenosina, riesce perciò ad entrare nelle serrature al suo posto, ma questa chiave non gira, la porta della stanchezza non si apre, possiamo rimanere concentrati e sull'attenti per più tempo, fino a che le caffeine non verranno degradate e sostituite con le adenosine e avremo bisogno di un altro cappuccino per far ripetere il ciclo. Il problema è che se sfruttiamo troppo a lungo i benefici della caffeina, il cervello sviluppa nuovi recettori, nuove porte della stanchezza. Avremo bisogno perciò, per avere lo stesso effetto, di una maggior quantità di caffeina per chiudere tutte le serrature. Inoltre, poiché la caffeina rende il cervello più sensibile all'azione della dopamina, l'ormone del piacere, la caffeina ci regala quella fantastica sensazione di benessere e realizzazione. Infine, con un paio di tazzine di caffè si hanno un aumento dei livelli di noradrenalina e adrenalina. Avete presente, no, l'adrenalina? È quella che nei film americani hanno sempre pronta in bei siringoni per far risuscitare chi ti muore di fianco. Ecco, attraverso questi ormoni, quindi, la caffeina stimola indirettamente il sistema nervoso simpatico, quella branca del sistema nervoso autonomo che di fatto prepara l'organismo ad affrontare delle situazioni di sforzo. Viene infatti detto sistema dell'attacca o fuggi. Attaccare o fuggire sono due cose ben diverse, direte voi, ma che siate un leone o una gazzella, avrete bisogno comunque di un aumento dei battiti cardiaci o dell'afflusso del sangue ai muscoli. Ecco, la caffeina vi aiuterà in tutto questo. Insomma, il mondo della caffeina è ampissimo, è tutto ancora da scoprire, ma direi che per oggi ho parlato abbastanza. Pausa caffè?